L'emergenza pandemica ha evidenziato, oltre la dedizione straordinaria del personale medico e paramedico, una condizione di particolare sofferenza della sanità italiana. Il punto con il neopresidente dell'Ordine dei Medici della provincia di Belluno, Stefano Capelli. L'attuale condizione di mancanza è stata stressata dalla pandemia, ma era già nota da anni. È figlia di una lettura della sanità valutata come costi e non valutata come mission sociale finalizzata al mantenimento della salute dell'individuo e dell'intera collettività. La correzione fattibile è stata attuata e deve prevedere almeno due piani. Uno immediato, leggete sui giornali o sentite sui media che vengono coinvolti i colleghi specializzandi degli ultimi anni di specialità. Sono stati, questo è meno noto, aumentati i numeri di accesso alle scuole di specialità, perché si laureano grosso modo 10.000 colleghi all'anno, ma i posti di scuole di specialità fino a un anno e mezzo fa, 2 anni fa, erano neanche 7.000. Si era creato quello che si chiama imbuto formativo. Oltre la pandemia, in particolare per la montagna, va in ogni caso pensata una modalità nuova di approccio. La provincia di Belluno è un quarto del territorio della regione Veneto, ma ha una bassissima densità abitativa. Occorre sfruttare le nuove tecnologie di collegamento fra il territorio e i punti di erogazione delle prestazioni sanitarie, siano essi gli ambulatori di medici di medicina territoriale, siano essi gli ospedali, in qualsiasi punto essi si trovino, definendo una griglia di attività e di percorsi condivisi fra tutti i soggetti concorrenti, noi ci poniamo a disposizione della parte pubblica dell'azienda ULSS per attivare percorsi che permettano di rispondere alle necessità del cittadino.